Un lungo, approfondito, sentito e appassionato tour nelle varie scuole eh, tarantine per parlare di eh, bullismo. Eh, è stata la volta della Pertini, eh, della Pirandello, della Salvemini fino al 16 marzo. Avvocato Lupo, un, un, una serie di incontri eh, con i ragazzi, con i più giovani, per far capire l'entità e la gravità di questo triste fenomeno e soprattutto per debellarlo alla fonte, all'origine. Sì, Luigi ha detto bene, l'ho sempre fatto, ho continuato per anni, sia da Presidente del Consiglio che da Consigliere Comunale per ultimo da Assessore. Proseguirò questi incontri nelle scuole e lo dico, tutte le scuole che vorranno usufruire della mia presenza e quella del mio staff che è formato da importanti psicologi e psicoterapeuti che mi aiutano e sono coordinati da me in maniera totalmente gratuita, siamo a disposizione e proseguiremo. Io sono ancora Consigliera di Parità, il bullismo è uno dei miei temi che affronterò in questo anno, tant'è che Stiamo anche pensando di ristampare un opuscolo eh, ad uso dei genitori perché possano eh, parlare di, di questo tema nei confronti dei loro, dei loro figli e quindi proseguiremo. Sì, è stato molto interessante. Ecco, diciamo un contatto diretto. È bello quando eh, si affrontano certi temi non in teoria, non in maniera diciamo accademica, ma proprio praticamente, guardando negli occhi i più piccoli e insegnando dei valori, il valore innanzitutto del rispetto dell'altro Sì, guarda Luigi, ormai è un format consolidato, cioè noi entriamo nelle scuole e a volte non gradiremmo neanche la presenza delle insegnanti perché i bambini devono essere liberi di, di fidarsi di noi, come fai a far sì che un bimbo di terza media di seconda media si possa fidare di noi entriamo eh, con il loro linguaggio cominciamo a far vedere dei video che sono girati anche da bambini e ragazzini della loro età eh, che sono alquanto empatici cioè colpiscono e poi li a raccontare le loro esperienze. Eh, la cosa divertente è che noi ad occhio, siccome abbiamo un occhio allenato, riusciamo già a capire quali sono i gruppetti no? nelle, nelle classi, cominciamo anche a capire quale può essere il potenziale bullo e fiancheggiatore del bullo, ma non ci rivolgiamo mai a lui. Parliamo sempre alla maggioranza silenziosa. Eh, è la maggioranza silenziosa che racconta l'episodio del cuginetto del vicino di casa, magari non facendo il nome, e attraverso questo sistema noi entriamo nel cuore dei bambini. Alla fine è meraviglioso e non che è faticoso, non te lo nascondo perché poi alla fine c'è sempre qualche bullo o bulletto chiamiamolo così che si alza in piedi e come è accaduto chiede scusa per il dolore che magari ha causato in quel messo in minoranza sì perché in quel momento il bambino si rende conto che ha causato sofferenza non, 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 non può rendersene conto quindi quando sente parlare i suoi amici eh, della sofferenza che provano a essere oggetto di prepotenze di malversazioni addirittura di furti, piccoli furterelli dei loro oggetti, addirittura eh, maltrattamenti eh, allora co comprende quanto dolore ha creato e si crea questa osmosi tra la vittima e il bullo con tutta la maggioranza silenziosa che poi non diventa più silenziosa. Noi ci rivolgiamo proprio alla terza parte, al terzo esponente del bullismo che come tu sai ne abbiamo parlato in una trasmissione, c'è cioè il bullo, la vittima del bullo, ma poi c'è tutta la maggioranza silenziosa che guarda senza fare niente. Ecco, sono loro a cui noi ci rivolgiamo.